il primo oro mondiale, lo ha vinto nel 2017 a 16 anni, l'ultimo l'estate appena trascorsa. La vita del campione che stiamo per presentarvi è una vita meravigliosa. Venite con noi. Signore e signori, Antonio Fantin, buonasera, buon pomeriggio e grazie di essere stata la domenica con noi. Grazie. Io ho sempre ancora un po' di preoccupazione ad avvicinarmi troppo, anche se siamo abbastanza liberi dalle mascherine e altro. Antonio Fantin è l'uomo, il giovane atleta che ci ha fatto sognare a Tokyo nel 2020 e che continua a regalarci imprese su imprese, l'oro paraolimpico di nuoto. E tu? Eri un pesciolino che in realtà in acqua non ci volevi proprio stare, è vero? Beh, diciamo che innanzitutto buon pomeriggio. Diciamo che una frase che è stata detta ai miei genitori appena ho iniziato a fare riabilitazione era: questo bambino non è fatto per l'acqua. Ma era vero. All'inizio ho fatto difficoltà, tanta difficoltà, avevo paura di tuffarmi in qualcosa di sconosciuto. E... cosa ti faceva paura? Ecco, il buio, il freddo, cos'era? Ma secondo me quando iniziamo un nuovo percorso ci dobbiamo tuffare in qualcosa di nuovo. È importante prima di tutto trovare il coraggio per farlo. Spesso ci spaventano i cambiamenti, spesso ci spaventano le cose nuove. Basta appunto trovare il coraggio di buttarsi e poi da lì tutto sarà in discesa. Senti Antonio, eppure tu il cambiamento già l'avevi dovuto fare, perché tu non nasci tra virgolette con una difficoltà, non nasci con una disabilità, anche se hai detto e scritto che non ti piace questa parola, e io la sposo in pieno la tua posizione. A 3 anni, quando ti dicono che all'improvviso, per un mal di piede che inizia così, che non potrai più camminare, insomma, torna bambino con noi, che cosa succede nella tua vita? Beh, diciamo che se siamo abituati fin da piccoli a mettere i punti alla fine delle frasi, nel mio caso il punto è stato quasi all'inizio. E poi, bellissima questa cosa. Poi abbiamo cercato di andare a capo, abbiamo imparato, provato a farlo e diciamo che appunto tutto nasce da questo formicolio, fastidio al piede dopo carnevale e la nostra vita è stata stravolta, è iniziato tutto un percorso di riabilitazione dopo appunto aver scoperto questa malformazione arterovenosa, questa MAV che sanguinando aveva portato ad una compressione midollare e così ho conosciuto il nuoto, così ho conosciuto l'acqua o comunque all'inizio ho cercato di conoscerla perché... Antonio, di quei giorni, di quel tempo, ricordi più le lacrime dei tuoi genitori, le carezze di nonno Rino? Come si reagisce ad una notizia del genere in casa Fantin? Beh, innanzitutto si reagisce. La cosa più importante non è quello che ti capita, ma è appunto come vai a capo, come sai trovare un modo per reinventarti, un nuovo modo per raggiungere i tuoi obiettivi. Spesso abbiamo dei sogni, degli obiettivi, e quando ci capita un ostacolo nella strada fra noi e loro, nello spazio che ci separa da loro, non è detto che questi ostacoli precludano i nostri obiettivi. C'è sempre un'alternativa, c'è sempre un modo per raggiungerli. Sarà più difficile o sarà diverso, ma c'è sempre un modo. Quindi si reagisce sempre e lo si fa assieme. È importante condividere le gioie, ma condividere anche i momenti in cui appunto si cerca di rialzarsi. Mamma, papà, ma anche tua sorella, i nonni soprattutto, che tu ricordi con grande affetto, non ti hanno mai trattato da disabile. Ma io una cosa che ho detto, che ho scritto anche nel libro, è che secondo me normalità, una parola che spesso abbiamo paura di utilizzare ultimamente, è guardare la vita senza filtri. E che questo sia il filtro della carrozzina, della disabilità, del campione di nuoto. Io sono sempre stato Antonio, per chi è sempre stato con me, per me, che ha vissuto con me, dai miei amici, dalla mia famiglia, ed è importante guardare ad una vita normale senza filtri, perché solamente così si può crescere e valorizzare veramente noi stessi, la nostra persona e chi ci sta attorno. Quando è arrivato il momento, qual è stato il momento in cui tu hai smesso di guardare a quello che non avevi e avevi capito che invece sarebbe stata una vita bellissima lo stesso? Ma devo dire che la vita secondo me è fatta di due cose, scelte e eventi che ti capitano. Devi essere in grado, devi capire che gli eventi non puoi modificarli, non puoi, devi accettarli. E da quel momento allora puoi operare delle scelte che poi ti cercheranno, ti condurranno al tuo obiettivo. O ai tuoi obiettivi o alla vita che speri. Quindi è tutta una questione di accettare quello che è successo però non arrendersi, ripartire.
Quindi sono importanti gli eventi, ma ancora di più le scelte. Come si accetta una situazione del genere? Me lo spieghi? Si accetta con entusiasmo. Io ho avuto una grande fortuna, il fatto di essermi ammalato, se così possiamo dire, quando ero piccolo. Quando sei piccolo, secondo me, hai grandissimo entusiasmo. La voglia, il mio primo pensiero era andare a giocare a calcio con i miei amici. Che questo fosse in porta, sulla carrozzina, o che questo implicasse l'utilizzo dei tutori o di qualunque altro modo. Quindi, come dicevo prima, c'è sempre un modo per raggiungere quello che vogliamo fare. L'importante è saperlo trovare e saperci credere. Io vorrei fare una cosa, vi vorrei portare tutti, se la regia mi aiuta. Tanto noi saltiamo la scaletta, ma la diretta è bella per questo. Per portarvi in quella vasca a Tokyo, dove il numero 4, seguitelo dall'inizio, il numero 4 compie un'impresa prodigiosa. Guardate qui. Antonio, noi ci siamo fatti una bella, Napoli si dice chiagnuta, una piccola lacrima che è sgorgata in questi giorni quando abbiamo rivisto per l'ennesima volta questa clip. E ci siamo chiesti che cosa tu, che pensiero ti arriva nella testa quando sbatti il pugno nell'acqua, come dire ce l'ho fatta. Ma innanzitutto vi ringrazio per aver messo solo l'immagine in cui sbatto il pugno e non l'immagine in cui sono caduto dalla corsia un ma paio di volte. Ma non sei, per piacere, no, l'hai però, detto te, noi non vediamo la carrozzina, vediamo esatto, Antonio. Esatto, la cosa importante è un po' anche il, diciamo, la metafora di tutta la mia vita è proprio l'essere caduto un paio di volte, ma dovevo salire e alla fine la terza volta ce l'ho fatta. Quindi indipendentemente da quante volte si cade, secondo me si può sempre provare a risalire. E quindi Tokyo ha significato questo, per me è stato sì un punto, un obiettivo raggiunto, però come mi piace dire, la vetta di una montagna è solo la base per quella successiva, per scalare di nuovo, per credere in nuovi progetti e per avere sempre la motivazione di vincere, nel senso di riuscire a creare un percorso in cui valorizzarsi e dare il massimo. Senti Antonio, io non ti posso non portare ancora quando piccolino a bordo piscina, mamma ti stimolava, vai, buttati, eccetera. Dalla paura a tutto quello che poi è arrivato, ce ne vuole. È esistito un momento preciso in cui tu hai capito che quell'acqua era diventata tua amica, al pari di queste gambe che non volevano rispondere in un certo modo, che ma poi ti avrebbero dato tante altre soddisfazioni, te lo ricordi precisamente? Beh, non c'è stato un momento, diciamo che l'acqua alla fine è l'elemento che più conosciamo ma che ci sembra più sconosciuto, e quando impari a conoscerlo di nuovo, a riscoprirlo, allora inizi ad apprezzarlo. Io l'ho fatto condividendo questo sport, e sembra paradossale perché, come mi piace dire, il nuoto solitario è lo sport più individuale fra gli sport individuali, perché sei da solo e in più c'è l'acqua che ti ovatta. Però condividendo una nuotata, condividendo le prime gioie, allora ho iniziato ad apprezzare il nuoto. Quando apprezzi una medaglia, qual è il valore di una medaglia? Condividerla. Se arrivi a casa e quella medaglia la guardi solamente te, quella medaglia vale zero, vale niente. Nel momento in cui riesci a condividerla quando torni a casa, con chi ti ha accompagnato nel percorso, con piccoli grandi sognatori che crescono inseguendo quel sogno, allora quella medaglia ha un valore. Senti Antonio, è una delle cose che più mi hanno fatto riflettere in questo libro bellissimo, punto a capo, dalla malattia all'oro, guardate che sono due estremi di una vita, ripeto, che si inventa ogni giorno. C'è il fatto che tu abbia voluto ricordare tutti, a partire dalle insegnanti, dalle maestre, per poi chiaramente arrivare alla famiglia, ma quello è più scontato. Quasi come se avessi voluto dire, stiamo vedendo la copertina, io se sono su quel podio lo devo a tanta gente, oltre che delle presenze molto importanti nella tua vita, ma che non si toccano, penso a Dio. Tu hai il coraggio di dire, per me Gesù Cristo è un amico. Cosa ti ha dato tutto questo amore di cui sei stato letteralmente sommerso dai primi anni della tua vita fino adesso? Mi ha dato, se il nuoto mi ha dato tanto, le persone che ho incontrato nella mia vita mi hanno dato tutto.
Ed è per questo che è vero, nel libro ci sono raccontati tanti episodi, dall'oro di Tokyo a quell'11 febbraio 2005, però soprattutto si parla tanto di persone. L'unica persona di cui traccio un profilo è mio nonno, che è un po' la persona in cui mi rivedo per certi aspetti, ma tante piccole persone, tante grandi persone hanno contribuito e sono la mia storia. Alla fine forse la frase che mi piace di più del libro è: la mia vita non è mai stata solo mia, e credo che la nostra vita non sia mai solo nostra, per quanto nostra possa essere. Quanto ha pregato nonno per te? Tanto, e mi ha trasmesso anche, diciamo, questo rapporto di amicizia. Lui chiamava la Madonna comare, sì. E motivo per cui poi parlo del rapporto appunto della fede come qualcosa di un lavoro in corso, un continuo cambiamento, un continuo rigenerarsi, credere in qualcosa di nuovo, cadere, rialzarsi, è così un po'. Così io la ti fede, guardo così la e ti ascolto e mi domando se tu sia vero o se io sto pomeriggio sto sognando assieme a tutti gli spettatori, che spero siano tanti, a guardarti e ad ascoltarti. Come sia possibile trasformare questa beffa della vita in qualcosa di così potente, che trasmetti una luce che fa paura, guarda, e non soltanto perché abbiamo delle luci meravigliose in studio, ma proprio perché ce l'hai dentro. E credo che veramente le persone che ti amano abbiano fatto di te questo capolavoro che sei. Tu hai anche dei fan sfegatati, tra questi c'è una sorpresa, perché noi l'abbiamo avuto ospite qualche tempo fa, Don Andrea Vena, di la verità. Oh, Don Buongiorno, Andrea, abbiamo fatto tardi, ti facciamo di la messa oggi, speriamo che stiamo tranquilli, scusaci, perdonaci. Senti Don Andrea, noi ci siamo visti per tutte altre cose una mattina, ricordo in studio. Certamente. Ma è vero che tu anche durante Tokyo di notte suonavi le campane per salutare le vittorie di Antonio? Dimmi un po'. Lo sanno bene i bibionesi, ecco. Alle 2, alle 3 di notte sentire scampanare il campanile per le vittorie. È stato, ciao Antonio, stato un momento emozionante, bellissimo. Senti Don Andrea, tu hai seguito Antonio, sai, cioè, potrei raccontarmi gli episodi che lui racconta a Lourdes, quando è andato, tra l'altro lui si ammala proprio il giorno della Madonna di Lourdes, apro e chiudo parentesi, sì. La diagnosi. Che cosa porta ad un prete come te anche vedere che esiste una fede così, una fede viva, una fede giovane, una fede tangibile? Perché io, questo è quello che mi arriva di Antonio. Io dico una cosa: sono stato accanto ad Antonio per aiutarlo, come sono stato accanto a nonno Rino quando mi ha svegliato e buttato giù alla mattina per dirmi: Antonio sta male, bisogna pregare. Ma nello stesso tempo Antonio mi sta dando, lui sta insegnando a me, prete, come affrontare la vita, come credere, come lottare. Cosa ti sta dicendo? Mi sta dicendo che non devo mollare, mi sta dicendo che la fede è un braccio dietro l'altro che corre, che bisogna reagire, che non bisogna mai mollare, che le fatiche ci sono. Diceva Antonio prima, 3 volte ci ha impiegato per salire su quel trampolino, per mettersi in gioco. Ecco, l'importante è non rassegnarsi, perché lì dove sembra che tutto stia fallendo è il momento giusto per vincere. Oddio, i brividi. E io immagino a casa quanto bene possano fare queste cose. Non c'è diagnosi, non c'è nulla che apparentemente ci è tolto, che in realtà non concorre comunque a fare di noi delle persone migliori. Senti, Don Andrea, io non ti voglio trattenere troppo perché so che sei di fretta, ma mi spieghi come sia possibile, in un mondo che vede solo l'orrore, che esistano atleti e uomini come Antonio? È l'eccezione che fa la regola, o dobbiamo soltanto saperli scovare, sti ragazzi così? Io credo che in questo TV 2000 ha una marcia in più. Le persone straordinarie ci sono, bisogna saperle mostrare, bisogna saperle cercare. Ecco, io ho partecipato a quel libro, gli ho scritto la prefazione ad Antonio, proprio perché è un testimone che, come scrive anche il messaggio, il biglietto di Papa Francesco, la sua testimonianza merita di essere fatta conoscere, perché abbiamo bisogno di queste positività. Che non è perfetto Antonio, però è capace di dire: la vita merita di essere vissuta fino in fondo. Dio ti benedica. Don Andrea, senti una cosa, possiamo chiedere ad Antonio a questo punto
Tu a quest'uomo devi tanto, nonno Rino racconta, lo sveglia nella notte per dire adesso bisogna mettersi, rimboccarsi le maniche e pregare la comare, la Madonna, che è questa la cosa comare, bellissima, che è uno degli episodi più straordinari che vengano raccontati tra l'altro molto bene. Cosa diresti oggi, cosa dice il campione del mondo, olimpionico, eccetera, al sacerdote che lo ha accompagnato? Beh, grazie soprattutto perché, come abbiamo tracciato assieme anche nel libro, i veri rapporti di amicizia quando nascono e quando si costruiscono, nel momento di difficoltà. E così è nato un rapporto di amicizia, prima ancora che sacerdote, ragazzo, e così è nato tutta una storia che certo ci ha portato a pregare per la malattia assieme, e ci ha portato a costruire piano piano un percorso e poi ci ha portato ai primi successi in acqua, alle campane, a Tokyo e al libro. Quindi sicuramente è stato un bel viaggio, è un bel viaggio, ma è prima di tutto un rapporto di amicizia. È un bel viaggio perché, Don Andrea, le cose vere della vita possono cambiare, possono togliere tante cose, ma alla fine restano. Quindi qualsiasi sia la nostra destinazione, noi abbiamo una storia che va oltre il luogo o le mansioni che ci vengono date. Io ti abbraccio forte forte, sono felice di averti ritrovato, ti riporto subito i tuoi impegni e ti chiediamo perdono se ti abbiamo fatto perdere un po' di tempo oggi pomeriggio, ma ci servivi, avevamo bisogno di fare una sorpresa ad Antonio, che è già di sua una sorpresa bellissima. Senti Antonio, io dalle lettere che mi arrivano ho imparato a rivolgermi anche a persone che la pensano diversamente, persone in cui, ecco, una sentenza come la tua diventa l'occasione, diventa la necessità per chiudersi e non uscire più. Poi mi trovo davanti a me la vita con la V maiuscola che sei te. Grazie. A questi ragazzi che non ce la fanno, anche a volte per motivi ben più superficiali, cosa ti senti di dire? Non voglio fare il maestrino, ma io vi invito a leggere questo libro per capire quanta carne ci sia. Beh, diciamo, io non sono bravo a dare consigli. Secondo me la cosa più importante nella vita, o quello che la vita mi ha trasmesso, è tuffati, credici, e anche se sai che può capitare di sbagliare, di cadere, di fallire, riparti, e però tuffati all'inizio, perché se non ti tuffi non sai cosa puoi perderti. E poi piano piano scoprirai che certo ci saranno delle difficoltà, che tutto non è semplice, guai se lo fosse, ma che queste difficoltà sono il vero viaggio, sono quell'elemento che alla fine, quando chiudi il ciclo e il quadro della tua vita, o comunque quando ti riguardi indietro dopo aver raggiunto tanti obiettivi, allora capisci, ok, belli gli obiettivi, belli i traguardi, ma quanto ho imparato da queste difficoltà, e ne è valsa veramente la pena. La cosa più importante è divertirsi, ma avere un progetto per cui vale la pena anche soffrire o comunque lottare. Lasciare un sogno così chiuso nel cassetto non ne vale la pena. Bellissimo questo. Senti, tu come ti vedi tra 30 anni? Non lo so. Papà, voglio dire, è importante questo. Guarda che stiamo dicendo delle cose che credo che a casa possano servire tantissimo. Diciamo che parto da una premessa che ho, diciamo, imparato a conoscere nel nuoto. È importante pianificare. Guai se non fosse importante. Ma non mi piace però vederti come un robottino. No, però è importante pianificare, ma la nostra vita è talmente imprevedibile, ecco, che tutto quello che possiamo pianificare oggi, domani può crollare. Quindi è bene pianificare o avere comunque degli orizzonti fissi, però è anche bene che questi orizzonti possano essere variabili, flessibili, e che appunto tutto questo divenire, tutto questo capitare, tutto questo accadere della vita non ci scalfisca, ma anzi ci dia la forza per credere in qualcosa di nuovo. Quindi chissà. Hai già risposto benissimo. Ti faccio un'ultima domanda prima di ricordare che punto a capo è questo libro affascinante. Si legge, si divora perché ogni pagina devi arrivare a quella successiva. Dalla malattia all'oro olimpico, Antonio Fantin. Quando dici Dio è mio amico, me lo spieghi in un minuto cosa vuol dire? A noi che pensiamo che Dio sia un'entità astratta, così lontana da noi. Beh, quello che dicevo prima, quando impariamo a guardare un rapporto di amicizia, di fede, la fede non è altro secondo me che amicizia,
senza filtri, allora tutto diventa normale. E allora ci saranno sì dei momenti di difficoltà e ci saranno dei momenti in cui tutto va bene. Lavoro in corso, in tre parole, come ho scritto nel libro. Perché qualunque rapporto, qualunque progetto subirà delle difficoltà, ci saranno momenti in cui dirai perché proprio a me, non ci credo più, non è giusto. Però a tempo debito tutto riuscirai a capire e tutto completerà quel quadro e piano piano appunto questi lavori in corso diciamo riusciranno a dare i propri frutti, a costruire questa strada. Fantin, tu sei un dono non solo per gli sportivi, lo sai, sei un dono veramente per l'anima. Grazie. Ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi. Noi possiamo fare solo un, come dire, contraccambiare. È una voce senza tempo sulla quale torneremo dopo la pubblicità. Ascoltatela, perché non ha bisogno di presentazioni. Lasciati con una musica ed una voce senza tempo, quella di Mia Martini nel 75esimo della nascita. Abbiamo qui la fortuna di ritrovare Leda Bertè, la sorella maggiore, che io ringrazio come sempre sulle note di minuetto. Leda, il primo ricordo che tu hai di Mia Martini, tu un po' più grande di lei, che canta, qual è? Me lo ricordi? È un ricordo un po' strano. Praticamente lei seduta sul tavolo della cucina a Porto Recanati che cantava a squarciagola l'inno praticamente del Partito Comunista. Bandiera rossa. Bandiera e che rossa. Problema c'è? Mica ci mettiamo vergogna di dirlo. No, fantastica, no, non è che mi vergogno, è che stavo un attimino riflettendo su questa situazione strana che si era creata. E lei a squarciagola faceva finta di avere un microfono. Di avere il microfono. Sì, sì, quindi era proprio, la musica era la sua passione. Lei, da quando avete capito voi sorelle che questo pepe, questo fuoco in corpo che aveva Mia Martini era veramente, l'avrebbe portata dove poi è arrivato? Insomma, noi 75 anni dopo continuiamo non solo a celebrarla, ma forse le stiamo dando nuova vita, almeno questa è la speranza anche di questo spazio. Ma sai, mi fai venire in mente un discorso che abbiamo avuto con Lia Alzistina quando ha fatto il concerto con quel grande divo francese Aznavour, e il quale mi ha detto poi, quasi scherzando, ma vi rendete conto che avete praticamente una cantante che è stata l'unica a essere ospitata all'Olimpiadi di Parigi per 6 mesi? Non c'è più andato nessuno, quindi almeno allora non c'era nessuno. E lei ha avuto questo privilegio e credo che sia molto importante. Un privilegio, ma al tempo stesso quasi un tributo dovuto ad una, sì, alla grandezza di questa donna che forse non si era neanche preparati a comprendere, forse no. Non ci eravamo neanche arrivati. D'altronde il successo scoppia all'improvviso. Sì. Noi abbiamo recuperato una testimonianza sonora, un'intervista di Mia Martini che ci spiega come arriva a scoppiarle in mano Piccolo Uomo. Ascoltiamolo insieme. C'era un artista che partecipava quell'anno a questo festival band insieme a me, non insieme nel senso che cantavamo insieme, ma insomma era nel cast, che era Adriano Pappalardo. Era sicurissimo della sua vittoria perché aveva un brano che allora stava avendo successo. Si è scoperto che le votazioni avevano preferito Piccolo Uomo. È successo un piccolo disastro ad Asiago. Piccolo Uomo. Due mani fredde nelle tue,
bianche colombe dell'addio. Che giorno triste questo mio, oggi tu ti liberi di me, di me che sono tanto fragile e senza te mi perdo. Questa è la nuova vita, le mille nuove vite che avrà un artista come Mia Martini. Lei era il 1972, gli anni 70 sono stati quelli esplosivi. Tu, sorella maggiore, quelle che in genere danno consigli, come guardavi a questo successo? Avevi preoccupazione per lei? Era solo gioia? Come hai fatto la sorella maggiore in quegli anni? Per me è solo gioia, anche perché io lo dicevo sempre a mia madre, con me non ti sei impegnata per niente, con le altre due sì. Cosa è bellissimo, e questo, quindi... meraviglioso. È bello vedere, perché queste cose uno non ci pensa nella famiglia. Sì, io sono stata quella, almeno per me, normale della famiglia, quindi infatti 35 anni fra Corte di Cassazione. Molto seria, tra l'altro, anche con un lavoro molto impegnativo. Molto seria con lavori, sì, lavori che mi sono scelta. Pensa che prima di entrare al ministero, come lo chiamavo io, di disgrazia e di ingiustizia, perché c'erano delle cose allucinanti, io lavoravo con un'agenzia fotogiornalistica che era collegata col giornale di allora, che è Sorrisi e Canzoni di adesso, certo, Grand Hotel. Certo. Quindi, e me ne andavo con questa mia agenzia a gestire artisti, quindi cantanti, tutto quello che all'epoca c'era in giro artisticamente parlando di importante. Quindi poi, quando ho vinto il concorso, dipendevo da Milano, perché Grand Hotel era, la redazione, ripeto, su, certo, era, la base era su, e ho detto: scusate, vi voglio tanto bene, però vi devo lasciare, cioè il posto fisso. Ho vinto un concorso, entro al ministero, come lo chiamavo io, di disgrazia e di ingiustizia, scusate ma me ne vado. E si sono messi tutti a ridere, perché comunque l'ironia credo che faccia parte un po' della famiglia. Senti, e Mimì lo era. Lo siete tutte voi in parte, nel senso che poi ognuna di noi lo esterna in una maniera diversa, certo, ma è così. Leda è la diva, era la diva a cui siamo abituati noi oggi, che non puoi neanche respirare, i selfie, le cose, allora non c'erano selfie, le fotografie, o aveva una sua, riusciva anche ad avere una sua interiorità, una sua sfera privata in cui riusciva a tenere tutto il resto fuori? La seconda che hai detto, la seconda, quella che detto, riusciva ad avere una sua sfera privata e riusciva a gestire molto bene quello che era la pubblicità data dalla conseguenza dell'arte che lei comunque esternava quando si esibiva. Leda rientra in questo privato, in questo non detto, anche il buio della sua vita, quando, lo avrete sentito miliardi di volte, quando la fortuna non le è più vicina, diciamo così, non è più compagna di viaggio. Il buio di Mia Martini, come arriva alla vostra famiglia, come arriva a te? A me arriva come una mazzata sulla testa, perché non lo meritava. E non lo merita nessuno. È una donna che ha sofferto tanto nella vita e forse ha avuto meno di quello che avrebbe dovuto avere. Però credo che poi, prima o poi nella vita, qualcosa avviene e lei è ricordata con tanto amore. Lo stai vedendo anche adesso. E tanto affetto anche adesso, nonostante siano passati parecchi anni. Lei è sempre presente. Guarda, Leda, quando abbiamo pensato di mettere insieme la storia di Antonio Fantin, il pluridecorato campione olimpionico di nuoto, e Mia Martini, l'abbiamo fatto con questo scopo. A noi sembra che Mia Martini stia adesso vivendo di nuovo, nelle, sì, tesi di laurea, sì, al DAMS di Bologna, negli studi che si stanno facendo su di lei, nel ritornare ai suoi testi, in continui compleanni che non si smette mai di celebrare, mai di festeggiare. E a questo proposito, noi vi portiamo al Teatro Manzoni di Milano, dove il 24 di settembre delle voci grandi della nostra musica si sono fatti piccole per dare un abbraccio a Mia Martini.
Tu non hai ancora visto questo servizio, vero? Guardate qui, l'abbiamo preparato per voi. Ogni tanto mi accorgo di amarti ancora. Mia Martini l'ho sempre ammirata da ragazzina per la sua grande forza vocale, la sua grande forza interpretativa. Poi attraverso l'associazione Minuetto Mimi Sarà ho avuto anche modo di conoscerla maggiormente, quindi mi hanno permesso di sentirmi più vicino a Mia. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia. Mia Martini per me è tante cose. Mia Martini è una bambina ferita, Mia Martini è una grande voce che ha lasciato una grandissima impronta in tutte noi che amiamo chi canta, chi sa cantare. È una voce che non era scolarizzata per niente, non era accademica per niente, usciva così com'era e così com'era era perfetta. È una grande donna, una donna che ha cercato di fare della sua emotività musica, e credo che sia molto bella questa cosa, perché credo che non si possa vivere a compartimenti stagni, specialmente quando uno fa un lavoro artistico. Il video di Mimì, il suo timbro graffiante che arrivava al cuore delle persone come poche, o forse come nessuno. La costruzione di un amore spezza le vene delle mani. La costruzione di un amore è quella che sento più vicina, perché è una canzone che ho cantato molte volte e che mi ha insegnato tanto, perché l'ho cantata X Factor 15 anni fa ed ero molto piccola, e credo che misurarsi con un testo del genere, con un artista del genere, mi abbia insegnato tanto. Ancora tanto ho da imparare, però questa canzone la porto nel cuore proprio per questo motivo qua. Se l'avesse cantato chiunque altro, quelle canzoni non avrebbero avuto quel percorso, quindi è più che mai la prova che l'interprete fa la differenza, e Mimì fa la differenza. Un evento bellissimo dell'associazione Minuetto, c'è Minuetto tutta la vostra anima, tua, di Olivia, dietro questo appuntamento che grazie a Dio è tornato anche in presenza dopo il Covid. Io c'ero quella Leda, Mimì è un diminutivo. Sì. Eppure 75 anni dopo Mia Martini torna in tutta la sua, il suo essere gigante. Non so se questa è la giustizia che forse voi anche come famiglia aspettavate, che sta tornando piano piano. Sì. Ma alla sorella di Mia Martini, di Mimì, voglio chiedere e girare quella domanda che abbiamo fatto: chi è stata in realtà quest'artista, tua sorella, se ti dovessi chiedere il suo identikit vissuto da te? Ma il mio identikit, una ragazza ironica, molto, come posso dire, molto sensibile, che quando è stata ospite a casa mia, perché erano grosse difficoltà economiche, io gli ho comprato questo pianoforte perché lei voleva studiare i concerti brandeburghesi. Quindi ho detto assolutamente sì. E così è stato. Ce l'hai ancora a casa quel pianoforte? Ce l'ho ancora a casa, sta là e non lo tocca nessuno perché è un monumento, guai. Quindi per dirti che io ho cercato di stare vicino a questa donna in tutti i modi. E cosa le faceva bene? Cosa la faceva star bene? La faceva star bene la sua grande ironia. Le faceva star bene vedere che comunque le persone che le stavano vicino le volevano bene e che la tranquillizzavano, perché lei era molto emotiva. Quindi credo di aver fatto il mio dovere sotto tutti gli aspetti, sia come sorella che come donna. Senti Leda, questo amore non solo non si ferma, è un amore che si accresce e che porta grandi artisti a fare un sacrificio come quello di cui vi racconteremo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, perché l'anima di Mia Martini torna a vivere dal vivo dopo la pubblicità. Non ve ne andate!
Ve lo avevamo promesso, si smuovono le pietre per Mia Martini e ha fatto qualcosa di impossibile dal momento che ha finito questa mattina alle 5 di provare. Erminio Sinni, il grande Erminio Sinni. Buona domenica. Che è un mio rimpianto, nel senso che poi avremo modo di conoscerci anche se tornerai a trovarci. Sì, sì. Perché Erminio Sinni, non solo perché è un altro dei tanti innamorati di Mia Martini, come tutti gli artisti, ma perché le vostre strade si sono intrecciate, Erminio. Per sì, un certo periodo. Sì, avevamo gli stessi produttori ai tempi di Almeno tu nell'universo. E chiaramente da lei ho appreso l'arte di dare suono alla parola. Sono stato molto attento ad ascoltare. Tu eri compagno anche di sala di registrazione. No, orecchiavi, stavate sì, uno da una parte e uno dall'altra. Quando sì, arriva Almeno tu nell'universo, tu c'eri in quella... Io c'ero quando arriva Almeno tu nell'universo, perché eravamo, ti ho detto, nella stessa produzione e gli fu portata, mi sembra Magliano Sabina se non sbaglio, per fare ascoltare questa canzone. Lei, sapevo dai produttori, che non voleva più cantare. Poi quando ha cantato questa cosa è diventata immortale una cosa. Senti, ma tu avevi capito in quel momento che ti stavi, come dire, eri spettatore di qualcosa che sarebbe diventato storia? No, anche perché per me era un periodo molto, molto strano e molto bello. Cioè io stavo nel locale più bello che c'era in Italia, alla Cabala, dove tutte le sere succedeva qualcosa di magico. E quando sei, cioè, ti abitui anche alla bellezza, quindi purtroppo ti abitui, lo vedi per Roma, la guardi più Roma. Hai cioè, ragione. Ora guardi i cartelli dove devi andare. Le prime volte che stavo a Roma ero estasiato, no? Quindi alla bellezza purtroppo ci si abitua. E non mi stavo rendendo conto di questo. Ecco. Erminio, quando poi diventi corista per caso, perché proprio per questa vicinanza di studi, sì, ti dicono venite, proviamo, tu sei entrato veramente in qualcosa di ancora più magico di quello che... Ma no, io non me ne rendevo conto, perché eravamo io, Stefania La Fauci e Ricky Gianco, che hanno detto guarda, stanno riregistrando a Gapimù. Volete fare il coro, quindi non per meriti, anche perché io i cori non l'ho mai fatti, non sono un corista, non sono uno preciso, sono uno di cuore e basta, insomma, non ho mai studiato canto. E ho detto come no, l'abbiamo fatto. E poi insomma, chi l'avrebbe mai detto che dopo 30 anni praticamente siamo qui a parlarne, insomma, 32 anni. Senti, Erminio, c'è già allora, quando finalmente torna a cantare Mimì, c'era già stato un passato gloriosissimo, questo tempo di buio, come l'ho chiamato Leda, sì, e forse tante altre cose sarebbero venute dopo. Non è una rarità in questo mondo così bello e spietato al tempo stesso che poi si finisca per essere messi ai margini. Beh, quando sei troppo brava, credi invidia del mondo. Che risposta meravigliosa mi hai dato, guarda. Ti faccio l'applauso perché mi ha dato una risposta. Quando si è piccoli io direi anche che non si è in grado, sì, di rubare quella bravura e invece di lasciarla andare così. È molto più facile denigrare che apprendere da queste persone. Erminio, noi ti abbiamo chiesto uno sforzo grande, io ve lo dico perché guardate, ha ore e ore di viaggio sulle spalle. Prima ci aveva detto di no, poi invece siamo riusciti a incontrarci come orari. Ti abbiamo chiesto un omaggio nei confronti di Mia Martini, ti avevamo chiesto dei testi, tu ne hai scelto un altro che è Donna. Donna, sì, è questo capolavoro che porta la firma di Enzo Gragnaniello. E c'è una ragione, perché ero lì in ufficio quando arrivò la canzone. Spiegacelo questo. Io ci sono state due canzoni che ho suonato prima che uscissero, Almeno tu nell'universo e Donna, appunto. Perché ero rimasto, ero in ufficio, ho sentito la cassetta e Almeno tu nell'universo ho aspettato l'uscita a Sanremo per suonarla, perché sennò sembrava... Non si poteva fare, non si, certo, poteva fare. Vabbè, correttezza questa. No, più che altro perché rischiavi di bruciare... Oltretutto, appunto. E mentre Donna mi è rimasta nel cuore tutti questi anni, perché veramente è qualcosa di vero e straziante, che bisogna ricordarci tutti i giorni. È detto da un uomo
ha un significato ancora più importante, ancora più definitivo. Perché, detto da una persona. Perché si dimentica troppo spesso, che si pensa che sia un problema solo di donne, non è così. Ma io penso sia un problema d'umanità che è diverso. Che stiamo perdendo. Allora, sì. Poiché abbiamo Erminio Sinni con pochissime ore di sonno alle spalle, abbiamo tutto quello che potevamo darti in un pomeriggio di domenica. Intanto spero di essere all'altezza. Erminio, Leda, non devi dire nulla, c'è il cuore che canta prima della tua voce. Donne, questo è Erminio Sinni. Donne piccole come stelle, c'è qualcuno le vuole belle, donna solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porno. Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri, quelli godono come muli. Donna, come brazza di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna, come un mazzo di fiori, quando è sola ti fanno fuori. Donna, cosa succederà quando a casa non tornerà? Donna, fatti saltare addosso, strada nessuno passa. Donna, fatti legare al palo, e le tue mani ti fanno male. Donna che non sente dolore quando il freddo le arriva al cuore, quello ormai non ha più tempo, se ne è andato soffiando il vento. Donna, come l'acqua di mare, si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna, come un mazzo di fiori, quando è sola ti fanno fuori. Donna, cosa succederà quando a casa non torni? Personalmente, non parlo mai al singolare, ci tenevo che non fosse soltanto quella di oggi un'occasione per ricordare solo tutto il male che questa donna, attraverso chi è stato troppo distratto, ha ricevuto, ma che fosse celebrata la rinascita di un immortale, perché Mia Martini è immortale e lo dobbiamo anche grazie a te, ad artisti come te che riescono a riportarla in vita e a far venire i brividi. Come hai fatto tu. Grazie, Erminio, Lucia. Io ti ho stappato una promessa. Noi ci vedremo una volta e saremo dall'altra parte. Con dello vero studio. Piacere, per grazie, me è un onore. Grazie di cuore. Ritorno dalla nostra Leda, ritorno immediatamente. Io non mi stanco di ripeterlo. Bisogna entrare, bisogna avere un cuore grande per poter interpretare le canzoni al di là del talento, sì, al di là di tutto questo. Leda, tu hai detto prima che ci spostassimo dall'altra parte dello studio che hai fatto tutto quello in coscienza che andava fatto per tua sorella. Lo hai fatto come sorella, ma anche come essere umano, come donna. Ce la facciamo a lasciarci dietro l'odio, il dolore? Ce la facciamo a immaginare questa donna che sta splendendo ovunque sia in questo momento, a vedersi così celebrata, così raccontata, ripeto, ovunque? Questo è stato un anno specialissimo. Sì, penso proprio di sì. Penso che lei da lassù veda tutto.
Che cos'è che non è stato mai detto secondo te di tua sorella? Qual è l'ultima cosa che potremmo aggiungere quando sfogliamo quest'album? Ma io credo che sia stato detto tutto. E nel male molte cattiverie, ma soprattutto nel bene tanto, perché più tempo passa, più soprattutto fra i giovani c'è l'amore per quest'artista oltre che per questa donna. E quando avete fatto vedere la manifestazione del 24 settembre, ecco, al Teatro Suo a Milano, la cosa che mi ha colpito di più è vedere che la partecipazione di molti ragazzi. Quindi in questo grande teatro la partecipazione di loro per me è stata una consolazione, perché fra virgolette la stanno riscoprendo e la stanno amando. Insomma, è veramente una seconda vita, un secondo tempo della vita di Mia Martini. Io non so come ringraziarti, Leda, per questa domenica passata insieme, che spero abbia regalato tantissimo amore a chi ci ha ascoltato. No, io ringrazio voi, perché questa trasmissione e questa televisione è sempre vicina a me e ricorda con tanto amore Mimì, e mi fa un piacere enorme. Io grazie, ti abbraccio a tutti voi. Abbraccio te, grazie. Livia, per questo regalo infinito. Stai tranquilla. Grazie. Io mi faccio invece questa camminata, che è una camminata che ci fa scoprire non solo altri angoli dello studio, ma che ci porta dritti laddove cielo e terra si toccano, a Lourdes. Grazie di essere stati con noi. Prepariamoci sempre alle mille vite che queste nostre esistenze ci riservano. A domenica prossima.